La storia dei diritti umani che cercheremo di riassumere in un'ora, un'impresa difficile perché sono tanti i personaggi, gli uomini che hanno contribuito davvero a realizzare i vantaggi per tutti gli altri uomini. Quindi l'affermazione del diritto naturale è una storia che dura da 5.000 anni e che però solo negli ultimi 200 ha trovato un suo sostanziale riscontro. Cosa si può dire di questi personaggi? Cos'era che avevano in comune, secondo lei? Avevano in comune intanto la capacità di immedesimarsi negli altri, quindi di immaginare gli altri, l'empatia, e in più anche la capacità di sviluppare un ragionamento da cui ne deriva che lo stare insieme bene, in fratellanza, in concordia, è qualcosa che giova a tutti quanti. Quindi, come possono essere di aiuto nel mondo di oggi, nel presente, questi personaggi? Sono l'esempio, sono un esempio che tutti dovremmo seguire. Devo dire che nella ricerca e nello studio che abbiamo sviluppato è emerso che il 90% dei protagonisti della lotta per i diritti umani è finita male, cioè è finita uccisa da altri uomini che magari proprio loro sostenevano e di cui portavano avanti le rivendicazioni. Però sono un esempio, sono quell'esempio al quale dovremmo guardare con la tranquillità d'animo di chi vuole continuare a vivere in concordia insieme a tutti gli altri.